Un saluto a tutti e bentornati anche a questa puntata dell'Ottava Freccia. Oggi torniamo a parlare di un parallelo tra la musica e un qualcos'altro. Allora, abbiamo parlato qualche volta fa del parallelismo che c'è tra la musica, tra la danza e il cavallo, le andature, i conti nelle andature dei cavalli. Poi abbiamo parlato del parallelo che c'è tra musica e scrittura. Quando abbiamo parlato del mio primo romanzo Country, All'ombra della luna nuova, abbiamo detto che la musica e la scrittura non sono poi così tanto diverse tra loro, perché in fondo le parole sono un po' delle note che noi autori in qualche modo facciamo arrivare al lettore e che mirano a far vibrare quelle che sono le corde un po' della sua emotività e magari anche della sua mente. Oggi facciamo un passetto oltre. Cosa c'è di più simile alla musica e a un brano musicale e a una canzone della poesia? La poesia, infatti, non soltanto utilizza le parole, naturalmente, anche con una grande attenzione, con una grande dignità e una grande importanza data alle parole, ma utilizza anche il ritmo tra la parola e il silenzio. È una cosa molto importante questa. A me piace sempre ricordare una citazione di una grandissima poetessa straordinaria che era Adda Merini, sicuramente tutti la conoscerete. Diceva: "Mi piacciono molto le persone che sanno scegliere con cura le parole da non dire." Quindi, in qualche modo, la poesia restituisce importanza non solo alla parola, ma restituisce importanza appunto anche alla pausa, al silenzio. E voi sapete benissimo che nelle canzoni è importante, e nella musica stessa, sono importanti le note, sono importanti le parole, ma sono anche importanti quei momenti di pausa che scandiscono quello che è il ritmo e che danno importanza anche a quello che viene detto. Oggi, soprattutto oggi, in questa nostra società, che io tante volte anche in questa rubrica ho definito la società della bulimia della parola, no? In cui si parla in continuazione, si scrive in continuazione sui social, anche io che li uso tantissimo, e magari si dà anche poca importanza perché tanto quello che viene detto scorre, passa e va. Non per niente in contrapposizione con questo trend, la mia pagina Facebook si chiama Scriptamanent, no? Viene da quel detto latino che è verba volant, le parole volano, Scriptamanent, ma le parole scritte restano. Quindi, insomma, un po' era la mia volontà era quella di far capire che tutto sommato la parola è ancora importante, quello che viene detto resta. E la poesia ci insegna molto, è una grande maestra in questo, perché ci insegna a scegliere le parole per creare in qualche maniera delle emozioni, per trasmettere dei messaggi che a volte forse dalla poesia potremmo non aspettarci. Perché sto parlando di poesia in una trasmissione sostanzialmente country? Ecco qua. Questa mia raccolta di poesie, che si chiama appunto Controversie, già il titolo, insomma, forse vi dice qualcosa, raccoglie appunto 43 brani poetici. È la mia prima silogia poetica, erano brani raccolti in altre antologie, tra cui l'antologia di Elio Pecora, che avevano vinto, si erano piazzati in vari concorsi, e tra le tante tematiche di cui trattano anche di tematiche country. Ebbene sì, ma non è una cosa così strana. Io scrivo canzoni country, tante persone anche qui in Italia, anche tra i nostri amici, si sono cimentati nella scrittura di brani country. La poesia non è nient'altro che una canzone, soltanto che il ritmo e la musica la sceglie lei. E io ho suddiviso queste mie poesie in quattro categorie, che sono per appunto i quattro elementi fondamentali della natura: l'aria, e l'aria rappresenta appunto il pensiero; l'acqua scorre, quindi il viaggio che viene percorso; la terra, quindi è la madre terra, tutto quello che ci lega a appunto la natura, che, come dicevo le volte scorse, è sempre protagonista in quello che scrivo, gli animali, via dicendo; e il fuoco, che è quello che abbiamo dentro, quindi l'aspetto più psicologico, più emotivo. Per farvi capire cosa intendo dire, vi leggo qualche verso di una poesia che si intitola Sensi. Vediamo se anche voi cogliete l'anima country. Ascolta, è lo spezzarsi soffuso dell'erba tra le labbra lente dei cavalli, nascosti nella notte del pascolo fragrante. Assapora, è la pioggia che si posa sulle labbra, lavando via la polvere e il sudore in gocce di onesta pulizia. Tocca, è la pelle screpolata di corteccia scolpita dai raggi del solstizio,
che mostra la sua solida certezza. Annusa. È l'odore delicato della notte, mischiato all'essenza della luna che intride la bambagia delle nubi. Osserva. Sono occhi silenziosi e trasparenti, dentro a rughe che sono solchi della vita, di demistificata grazia e dignità. Non parlare, non pensare. I sensi riflettono frammenti di racconti con trame così lunghe che a narrarle perderebbero il momento in cui la vita viene riflessa. Questa è una poesia che rispetto ad altre che ho scritto, che trattano magari, effettivamente, vi avevo anche letto in passato una poesia tratta proprio dal romanzo All'ombra della luna nuova, che parlava della cultura nativoamericana, dei bisonti, della vita, delle popolazioni native, cioè sono quelli che parlano di cavalli, di sellerie. Questa apparentemente è una poesia tutto sommato che ci parla di natura, che ci parla di percezione, eppure cosa c'è di più counter rispetto a quello che ho detto? Ora, la poesia, la cosa importante che noi ci ricordiamo è che la poesia è uno strumento di comunicazione incredibile, tagliente, duttile, moderno, può trattare qualsiasi argomento, dal dettaglio più piccolo che significa sempre più di se stesso, e la poesia ci insegna questo, che nel guardare il dettaglio più piccolo noi possiamo comprendere le verità più grandi. Ci può parlare di filosofia, ci può parlare di satira, può essere contro, può essere. Non ci parla soltanto di sole, cuore, amore, assolutamente. È uno strumento assolutamente potente la poesia e moderno. Questo racconto nel mio piccolo saggio iniziale prima appunto di raccogliere le mie poesie. È uno strumento assolutamente moderno che è cresciuto con noi, è uno strumento di comunicazione e che può raccontare anche emozioni molto naturali, molto pulite, come sono quelle del country, come quelle che noi troviamo appunto nelle canzoni, poi tutto sommato. E è così, evolve con noi come è evoluta con noi la musica. Noi non dobbiamo fermarci a pensare alla poesia che abbiamo studiato a scuola, magari anche con fatica e quant'altro. Pensate alla musica, se ci fermassimo e pensassimo che l'unica musica esistente al mondo sono i Carmina Burana, molto probabilmente ci perderemo tutta quella che è la storia della musica fino ad oggi e pensate di cosa ci priveremmo. Allo stesso modo anche la poesia è cambiata, è cresciuta, è maturata, è con grande attenzione, con grande rispetto al dato letterario che io insegno, ho studiato, ci ho dedicato la vita, quindi che amo alla follia, però in qualche modo si può uscire dalle accademie e portare poesie, portare pensieri come quelli che vi ho letto, anche in eventi importanti, anche a vincere premi internazionali come il premio europeo Oscar Wilde, al giovane Holden, in Campidoglio, al trofeo del premio Andronico. Non mi interessa adesso snocciolarvi qui assolutamente, ma questo è per dire che cosa? Che possiamo entrare nei più grandi templi anche a piedi scalzi. E questo è quello che amano le persone che amano il country, insieme naturalmente al fatto di poter passare e toccare argomenti che ci sono cari e farlo attraverso la musicalità delle parole. Però bisogna avere coraggio. Per avvicinarsi alla poesia bisogna essere coraggiosi, perché la poesia tocca corde profonde, argomenti importanti, a volte anche molto tosti, e lo fa senza preavviso. Ti arriva dritta come un pugno in un famoso film western, e magari non ti accorgi neanche che stava arrivando, quindi quando te ne accorgi l'hai già incassato in qualche modo. Quindi bisogna avere il coraggio di approcciarsi alla poesia. E io vi dico abbiate questo coraggio, perché molto probabilmente scoprirete delle cose che non sapevate di amare. E perché no? Anche qualcosa di country. E quindi io vi dico, leggete la poesia in generale, se posso permettermi un consiglio. Questo è la mia raccolta, Controversi, naturalmente la trovate anche questa come due romanzi country, All'ombra della luna nuova e dove il fiume incontra la montagna, su Amazon. Le trovate chiaramente tramite me, nella famosa pagina che nominavo che è scriptamanent-sara albanese, e poi trovate tutti i miei riferimenti chiaramente sul mio sito internet. Vi abbraccio, vi ringrazio per il vostro ascolto e alla prossima con l'ottava freccia.